Ciao ragazzi e benvenuti in questo Omega Beam. Oggi parleremo delle novel di Final Fantasy XIV raccolte sotto il titolo di Tales Under the New Moon, ovvero quattro side stories pubblicate su Lodestone tra l'agosto e il settembre del 2023. Questi racconti, come già visto con quelli delle serie precedenti, approfondiscono aspetti secondari della lore legati principalmente alla narrazione dell'espansione in corso, nello specifico Endwalker. In questo video riassumerò tutte le novel di questa raccolta, anche se vi consiglio fortemente una lettura in prima persona. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo quindi con l'Omega Beam di Tales Under the New Moon. Il primo racconto si intitola Azazur Fades e ha come protagonista il Dragoon Estinian. Ora che la minaccia dei Final Days è stata fermata, può permettersi un momento di riposo per dedicarsi a una delle sue passioni, la scoperta dei cibi tipici di regioni e continenti distanti dalla sua Ishgard. Stavolta è a Razatan e dopo i gamberetti pescati nel vicino mare, ha riscaldato il palato con una coppa di un fortissimo liquore Annish. Ora si trova nella sua stanza e si corica, ancora stordito dagli spiriti di quel distillato in fuocato. La combinazione di alcol e stanchezza fa crollare il Dragoon in un sonno particolarmente pesante. Estinian sogna di combattere contro un potente drago. Il nemico necessita di uno sforzo superiore al solito e costringe il nostro eroe a dare fondo al potere dell'occhio di Nidhogg. Questo lo porta alla vittoria, ma esige anche qualcosa in cambio e finito il combattimento Estinian si sente mancare. L'oscurità sta corrompendo l'animo del Dragoon. Il suo destino purtroppo è essere svuotato di ogni umanità e divenire un ricettacolo di buio. E questa volta sta andando peggio del solito, portando infine Estinian a svenire. Si risveglia in una locanda, il suo corpo è appoggiato a delle pellicce. Qualcuno lo ha tratto in salvo, una ragazza che sta chiamando il padre per avvertirlo del suo risveglio. Un vecchio arriva nella stanza e chiama per nome il ferito, Aldrat. Estinian capisce che nel sogno sta vivendo nei panni del primo Azur Dragoon, colui che insieme a Retordan uccise Ratatoskr e si impadronì di un occhio di Nidhogg. Nel sogno il Dragoon chiama per nome il vecchio, Sir Orenikart, anche se l'appellativo Sir non è più necessario visto che ora gestisce una taverna. L'anziano spiega che la figlia, Bertelin, ha trovato il suo corpo privo di sensi e ha giustamente pensato di portarlo al sicuro nella taverna. La ragazza ha subito riconosciuto l'Azur Dragoon, il padre le ha raccontato spesso le sue gesta. È talmente entusiasta di quelle leggende da voler ella stessa entrare nei Cavalieri del Tempio e divenire un giorno una Dragoon, per quanto i familiari provino a dissuaderla. Bertelin racconta che non ha trovato Aldrat per un semplice caso, ma che una voce l'ha condotta al suo corpo. La giovane sospetta che sia stata la dea Alone a guidarla, ma il Dragoon ha le idee più chiare. È stata la volontà stessa di Nidhogg, sempre alla ricerca di nuove anime da corrompere. Bertelin si allena per divenire cavaliere, sta cercando il potere e Nidhogg si è accorto di lei richiamandola. L'occhio del dragone nero è fuso con l'armatura del principe e non se ne potrà liberare fino a che non sopraggiunga la morte. Per questo Nidhogg lo protegge. La scelta di Aldrat raggela il sangue a Orenikart. Senza giri di parole, chiede al suo amico di ucciderlo per risparmiargli la sofferenza di divenire un burattino di Nidhogg. L'anziano non può farlo, l'amicizia tra di loro è troppo forte, ma Aldrat insiste, provando invece a convincere Bertelin. A lei lascerà la maledizione dell'occhio di Nidhogg, che le servirà per proteggere la sua gente dai draghi, ma che la condurrà inesorabilmente al medesimo destino. Non senza riflettere a lungo, la ragazza accetta di divenire la seconda Azur Dragoon e di liberare il principe Aldrat dal suo fato funesto prendendosene il peso. Estinian si sveglia di soprassalto, il sogno lo ha turbato profondamente, ma in cuor suo sa che quella maledizione ormai è solo un ricordo. Ci sono voluti 1000 anni, ma Nidhogg è stato fermato e il suo potere, per quanto ancora leggi nella sua Gaebolg, non è più in grado di nuocere. Con questi pensieri e sperando che Aldrat ora possa riposare sereno, Estinian apre la finestra e si gode le prime luci dell'alba a Tavnair. Il secondo racconto si intitola Bringer of Shadow, Bringer of Light, un riferimento al tema Shadowbringers, ma la novel inizia a Garlemald, seguendo un Tancred preoccupato. La regione imperiale al momento è in pace col resto di Eorzea, ma l'orgoglio garleano non è mai domo, quindi è sempre meglio tenere le orecchie ben aperte. E Tancred lo sa fare bene, infatti, mentre passeggia in una zona isolata, riesce ad evitare il colpo di un assassino sbucato dal nulla. L'uomo, armato di falce e vestito completamente di nero, viene respinto e allontanato, e qualcosa nella mente di Tancred lo riporta ad una memoria del passato. Quella distesa innevata che è Garlemald gli ricorda la persistente luce di The First e un formidabile avversario che ha affrontato con grande difficoltà, Ranjit.
Tancred, prima di andare a Yulmor per liberare Minfilia, si era informato a dovere sui pericoli che avrebbe potuto incontrare. Tra questi vi era proprio Ranjit, generale di Lor Votri. Scavando nel suo passato, Tancred trovò le prime notizie ancor prima dell'ondata di luce. Si parlava di una gilda di sanguinosi e infallibili assassini, addestrati crudelmente anche nelle arti magiche oscure. Zalbard, il leader di quest'ordine, chiese udienza al sindaco di Yulmor e il caso volle che l'ondata di luce arrivasse proprio mentre il gruppo di assassini si trovava in quella città. Zalbard e i suoi furono quindi invitati a rimanere e per ricambiare il piacere, gli assassini addestrarono i soldati di Yulmor per migliorarne le potenzialità militari. Quando i Sinister iniziarono ad attaccare Colusia, Zalbard guidò la difesa della città, divenendone un eroe. Dopo 10 anni a Yulmor, l'uomo ebbe un figlio, Ranjit, che fu addestrato a combattere sin dalla tenera età. Ma la guerra coi Sinister stava andando per le lunghe e mentre i nemici erano infiniti, la stessa cosa non si poteva dire degli abitanti di Yulmor. Ma accadde una specie di miracolo. Nel regno di Voeburt venne individuata una giovane ragazza che sembrava immune al potere dei mostri di luce e dopo 2 anni arrivò a Yulmor. Il suo nome era Minfilia, aveva solo 12 anni, ma Zalbard capì che poteva essere la svolta per la guerra e la addestrò personalmente per divenire una combattente implacabile. Ranjit ai tempi aveva solo 5 anni ed era particolarmente portato per le arti di magia nera. I due bambini rappresentavano quindi due aspetti opposti ma schierati dallo stesso lato, Minfilia la luce e Ranjit l'oscurità. Dopo qualche tempo una unità di elite dell'esercito di Yulmor fu messa al comando di Zalbard. La squadra si chiamava Sinbound e tra le sue schiere combatteva anche Minfilia. Questa unità era in grado di affrontare Sinister di grande potenza e si spinse fino ai monti Duergar per eliminare un condottiero nemico. Gli studi ipotizzavano che uccidere un Light Warden avrebbe liberato la zona dalla luce e riportato la notte, ma seppur la teoria non fosse sbagliata, le cose non andarono come desiderato. La luce uscita dal Sinister si riversò su Zalbard che l'aveva ucciso, trasformando l'uomo in Light Warden. Un fallimento che aveva un'unica soluzione: a uccidere il condottiero doveva essere Minfilia stessa, immune al potere della luce e alla trasformazione in Sinister. Con la perdita di Zalbard, i Sinbound passarono sotto il comando di Ranjit, che per quanto giovane era in grado di sostituire egregiamente il padre. Ciononostante, Minfilia era la mente dietro le strategie militari dei Sinbound, e questo creò una certa sfida tra i due ragazzi. Una sfida costruttiva, visto che si sfidavano a colpi di nemici uccisi. Purtroppo Minfilia un giorno venne ferita a morte. Essere immune al potere della luce non la rendeva invulnerabile alle ferite ordinarie, e il suo sangue era come quello di tutti. Prima di morire parlò a Ranjit, ma nessuno seppe mai il contenuto del loro dialogo. Si sa solo che la ragazza profetizzò un suo ritorno. Le spoglie di Minfilia furono portate a Yulmor dallo stesso Ranjit e sepolte nelle catacombe della città. Dopo 3 anni di ricerche, venne trovata una ragazza con le stesse capacità di Minfilia, la stessa resistenza ai Sinister, ma un carattere estremamente differente da quello che ricordava Ranjit. Aveva paura sia dei nemici che degli amici, non si fidava di nessuno e purtroppo durò poco. Seppur addestrata a dovere, morì a 12 anni e con poche esperienze in battaglia. La profezia portò a Yulmor diverse ragazze e una dopo l'altra furono addestrate, mandate in battaglia e uccise dal nemico, sfibrando la volontà di Ranjit e la determinazione del suo esercito. I Sinister non sembravano avere punti deboli e non finivano mai. Dopo 80 anni dal Flood of Light, le cose cambiarono drasticamente. Yulmor passò sotto il controllo di Votri, che sembrò patteggiare coi Sinister. Questo rese la città un luogo sicuro, ma di fatto si alleò col nemico. I Sinbound vennero sciolti e Ranjit, pur rimanendo generale di Yulmor, si vide mutata la sua mansione. Avrebbe dovuto cercare le nuove Minfilia per catturarle e ucciderle prima che insidiassero il potere di Votri. Non senza difficoltà l'anziano generale prese il nuovo ruolo come una missione personale, fidandosi di Votri e dedicandogli quel che rimaneva della propria esistenza. Morì a 88 anni, presso le tombe dove lui stesso seppellì le sue allieve cadute anzitempo. Il terzo racconto si intitola A Storm's Wake e ha una trama piuttosto semplice, a fronte di un concetto invece molto profondo. La novel inizia a Old Sharlian, dove Graatia riceve una lettera da Doma. Lord Ian lo invita nella sua reggia per una consulenza. Il micote è emozionato, ha visto il leader di Doma solo una volta di sfuggita, ma lesse molto delle sue gesta quando ancora era in un futuro dove l'ottava Umbra al Calamity aveva colpito Eorzea. Ora quella linea temporale è stata eliminata, ma ciò non toglie il valore e gli idee
reale di Lord Ian. Il signore di Doma ha bisogno di Graatia per discutere sulla storia di Garlemald, regione con la quale sta iniziando a intrattenere rapporti commerciali. Ian ha già mandato Tancred a controllare, ma sa anche che il Micote, oltre ad essere uno storico appassionato, è anche originario della storica città da cui pare si sia originato l'impero, Locus Amenus. Graatia, non senza un reverenziale imbarazzo, spiega con precisione che quella città, prima dell'invasione imperiale, si chiamava Corvos ed era controllata da un popolo ostile ai Garleani. Questi inizialmente erano indipendenti, poi, dopo la rivoluzione Magitek, furono conquistati e dispersi. Corvos cambiò nome, anche per cancellarne il più possibile il ricordo, e fu ripopolata da schiavi micote. Con la morte di Varys il controllo imperiale iniziò a vacillare e la regione riuscì a rendersi nuovamente indipendente. Ora l'impero non esiste più e tutte quelle distese innevate sono in difficoltà, ma almeno sono libere. Lord Ian osserva che Corvos rimase sotto Garlemald per 80 anni, un lasso di tempo che equivale a più generazioni. Il signore di Doma riflette su quanto sia più facile ribellarsi all'oppressione se si ha una memoria recente della propria libertà e delle proprie tradizioni e di quanto diventi sempre più difficile mano a mano che gli anni passano e i ricordi sbiadiscono e muoiono. Chi vive oggi a Corvos non ricorda com'era quella regione prima dell'arrivo dell'impero e in questo modo si perde l'identità di nazione e di popolo. Ian ringrazia il destino che gli ha permesso di recuperare Doma dopo solo 25 anni di invasione garleana. All'amigo ha dovuto sopportarla solo per 20, ma questi popoli sono stati fortunati. I toni si sono fatti cupi, ma Ian recupera il sorriso, archiviando questi pensieri e proponendo a Graatia di assaggiare la cucina di Doma prima di riprendere la lezione di storia. Il quarto e ultimo racconto ci porta a Old Sharlian e si intitola A Legacy of Hope. Si inizia nella Magione Le Veilleur, dove Ameliance sta sistemando una stanza per ospitare un ospite in visita da Tavnair. Spostando una scrivania si accorge di un comparto segreto che contiene un diario, una raccolta di lettere di Alfinò. Ameliance è abituata a trovare cimeli di famiglia in quella grande villa ed è troppo curiosa per non sbirciare in quelle pagine. Trova un racconto di un Alfinò undicenne durante il 1572, l'ultimo anno della sesta astralira. Il giovane, girando annoiato per le stanze della villa, trova suo padre intento a lavorare. Avrebbe dovuto riposarsi, ma il suo temperamento glielo impediva. Stava recandosi altrove per un sopralluogo e Alfinò chiede di poterlo accompagnare. Forse Nol rifletté e infine accettò con un cenno della testa. La destinazione dei due era Labirintos, un luogo sotterraneo che Alfinò non aveva mai visto, anzi non era nemmeno sicuro che esistesse. Qui gli studiosi di Old Sharlian stavano ricreando artificialmente degli ecosistemi propri di altri continenti, al fine di preservare fauna e flora a rischio di estinzione. Alfinò era affascinato da quella tecnologia, mentre forse Nol, sempre serio e concentrato, proseguiva il suo giro di controllo. Quando i due stavano per tornare in superficie, furono inaspettatamente raggiunti da Ameliance e Alizé con il cane Angelo. Avevano portato cibo e bevande per un sereno picnic su quei prati incontaminati. Forse Nol, anche volendo, non avrebbe potuto opporsi a sua moglie e accettò. Fu una giornata serena e allegra. Con loro si fermò anche Louisois, sempre di buon umore, per quanto nel suo futuro ci fossero prove alquanto pericolose. Intervennero anche altri illustri personaggi, come Galuf Baldesion, in compagnia della giovane nipote adottiva Kryle. Poi arrivarono Moenbrida e Uriangier. Alla fine si unirono anche Rambreuse e Deacon, e il picnic si trasformò in una piacevole riunione di sapienti desiderosi di confrontarsi. Una giornata memorabile, specialmente se vista con gli occhi di chissà cosa sarebbe successo da lì a poco. Ameliance chiude il diario, valutando il valore di Louisois, che ha sacrificato la vita per i suoi ideali, ma anche il ruolo fondamentale di Forse Nol, molto diverso dal padre, ma ugualmente impegnato per gli stessi fini. Poi ci sono Alfinò e Alizé, che hanno dimostrato di aver portato ancora avanti con onore e capacità l'eredità del nonno, salvando Eorzea in più di un'occasione. La fiamma della speranza ha continuato a brillare da Louisois attraverso tutta la famiglia. Questo era l'ultimo racconto di Tales Under the New Moon. Queste novel fanno parte anche delle celebrazioni per il 10° anniversario di Final Fantasy XIV, che si è festeggiato nell'estate del 2023 con l'espansione 7.0 appena annunciata. Il team di sviluppo ha in mente nuove avventure e non mancheranno certo altri emozionanti racconti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi video. A presto!